Windows 7 nasce da una visione che Microsoft si è data in quest'ultimo periodo di pensare a un cuore, un'anima per i computer del futuro, cioè i computer che da oggi, 22 ottobre, monteranno su un nuovo sistema operativo, appunto Windows 7, che accompagnerà ciascuno di noi, ciascuno degli utenti, nelle proprie esigenze di studio o di lavoro o di intrattenimento. Il tutto però con tre caratteristiche principali: sicurezza al massimo, velocità e una semplificazione nella vita all'interno del computer. Windows 7 nasce per essere utilizzabile sui nuovi netbook, quindi con una versione particolarmente leggera e reattiva, così come sui PC per le grandi aziende o per le famiglie con una esigenza, diciamo, multimediale elevata in maniera molto forte. Windows 7 ha nel suo nome la sua genesi, è la settima versione di Windows che si è sviluppata e viene rilasciata oggi, 22 ottobre 2009, portando con sé tutto ciò che abbiamo imparato dalle versioni precedenti, Vista, XP, tornando indietro, ma in realtà introducendo un fattore molto importante nuovo. Questo prodotto è stato sviluppato negli ultimi 10 mesi, prima che venisse presentato sul mercato, attraverso il lavoro fatto da 8 milioni di utenti che nel mondo, in circa 160 paesi, hanno collaborato con Microsoft per definire quali fossero le funzionalità principali necessarie per un utente che oggi usa un computer e che lo utilizzerà sempre più nel futuro, quali fossero le esigenze fondamentali dal punto di vista di sicurezza e quali fossero le aspettative in termini di usabilità, facilità d'uso e velocità. Oggi Windows 7 rappresenta uno strumento diverso per accedere ai nostri contenuti della casa attraverso delle funzionalità specifiche come Home Group, ma anche per le aziende è uno strumento che permette alle applicazioni che giravano su piattaforme precedenti come Windows XP di poter girare oggi su Windows 7 in maniera molto semplice attraverso una funzionalità che si chiama Windows XP Mode. Il vero passo in avanti è anche quello di tener conto che il consumo energetico è un elemento importante nella nostra economia oggi. Windows 7 permette a questo di essere facilitato, in particolare per un'azienda che oggi installa Windows 7 su un nuovo hardware, ripagarsi software e hardware in circa 24 mesi. Siamo certamente più ottimisti guardando al futuro perché gli indicatori sono, diciamo, in derivata seconda più positivi.